cosa? Ma già partiamo così, ma scusami, ma io sono uscito ora dall'ascensore. Ma che vita extra? Ma dagli alla tua sorella la vita extra, va. Benvenuti amici, io sono Salpimpos. Oggi finalmente siamo su Evil Nun Maids. Finalmente è uscito anche per Android. Quindi prima partita in assoluto, ragazzi. Non so se già avete visto qualche video in giro per il mondo, però la mia è la prima partita. Quindi mi raccomando, supportate sempre serie e canale lasciando un mi piace. Seguitemi anche su TikTok ed Instagram. Allora, vediamo un po'. Pratica, potenziamenti. Attenzione, però siamo sempre poveri come le scimmie, ovviamente. Magari una monetina, tanto per darmi il contentino, potreste darmela. Dico, quando avvio il gioco per la prima volta. No, invece no. Scarpe scattanti, guanti da operatore dell'ascensore, super magnete, ciondolo etereo, repellente per suoli. Repellente per suoli, io non l'ho mai sentito. Vabbè, ognuna di queste costa 50, potenziabile, perché sono tutte a livello 0. Ma noi ce ne freghiamo. Prima sta X, no? Non ti piace? Allora, noi ce ne freghiamo perché siamo poveri come le scimmie, quindi giochiamo. Allora, vediamo un po' di che si tratta. Io non ho visto nulla, ragazzi. Non ho visto video in giro per il mondo, proprio per non spoilerarmi il gioco. Ingresso nel piano 1. Quindi lo sto vedendo per la prima volta. La grafica è sempre... Di già, oh, ma sono uscito ora dall'ascensore. Ma dammi tregua. Ma che cosa... Ma già partiamo così, ma scusami, ma io sono uscito ora dall'ascensore. Ma che vita extra? Ma dagli alla tua sorella la vita extra, va. Congratulazioni, hai raggiunto il primo piano. Vediamo se la prossima volta riuscirà ad arrivare più in là. Migliora le tue abilità per arrivare più lontano. Ma se tu mi sponi la suora mentre esco dall'ascensore, io che colpa ne ho? Iniziamo proprio alla grande, gioca. Continua a giocare da dove ti eri fermato? No, no, scegli il piano 1. Voglio vedere se è stato, non lo so, un problema oppure è proprio così il gioco. E devo capire come uscirne da questa situazione. Ingresso nel piano 1. No, oh, vabbè. Allora, io esco al... Piano, per favore, piano, che attiri le suore. Premi pulsante. Ecco, perché adesso non c'è. Io i bug dei giochi li scopro subito. Subito. Allora, intanto prendiamo monetine come se non ci fosse un domani. Guarda, lì siamo a scuola. Ah, tra l'altro, l'unica cosa che so... è che i labirinti vengono generati in modo casuale. Quindi, ecco, perché poco fa non eravamo qui. È facci di capra. Non eravamo qui, eravamo... io quella monetina la devo prendere. Vabbè, nel dubbio io me la vado. Allora, qua avevamo un pulsantino, quindi premiamolo, così... presumo che si possa aprire l'ascensore. Hai completato l'enigma e l'uscita si è aperta. Attraversala per fuggire al labirinto. La faccia di capra è lì, quindi io me ne vado dall'altra parte perché c'erano delle monetine. Raccogliamole tutte perché... Brava, brava, seguimi. Tesseriamo scella, meno male che è lenta. Seguimi, tesseriamo scella. Dai, è su. Allora, qui... vabbè, prendiamo l'ascensore. Forse c'era qualcosa qua, monetina, no? E allora me ne vado, me ne vado. Oh, primo livello completato. Benissimo. Poco fa c'è stato il bug, perché io i bug li scopro tutti. A me i bug li trovo sempre. Allora, piano completo, piano 1 completato. Raccogli il premio per aver completato questo labirinto. Avanza al prossimo. Benissimo, 9 raccolte, premio del piano 100. Possiamo raddoppiarle, ma noi, come sempre e come in ogni caso, ce ne freghiamo. Andiamo al livello, al piano 2. 109 monete. Eventualmente potevamo prendere due potenziamenti. Però vediamo, vediamo che cosa ne viene fuori da questo piano 2. Sempre labirinto generato in modo casuale. Nan, per favore, non mi inseguire mentre esco dall'ascensore. Dammi tregua. Allora, sta zona qua però mi sembra simile a quella di prima. Salve, testa di moscella. Perché ce l'ho sempre in bocca? La vedo sempre in faccia, sta faccia di capra. Vado dall'altra parte, poi cerco il pulsante. E di qua, vediamo. Monetine, prendiamo monetine come se piovessero. Attenzione, ecco lì il pulsante. Monetina. Attenzione a Nan, vai, più veloce. Tutto sto tempo per premere un pulsante. Che... Nan, io voglio quella moneta. E tu puoi girovagare da qui fino a dopo Natale. Io voglio quella moneta, seguimi. Bravissima, come sei obbediente. Via, che c'ho la sacca. Ho preso la sacca, quante monete ho preso. Ok, monete penso di averle prese tutte. Quindi ce ne possiamo andare. Mi sa che ce ne possiamo andare. Nannina, dove sei? Io me ne sto andando.
vai a funghi, va. Perfetto, piano 2 completato. Vediamo se possiamo prendere qualche potenziamento, va. Così, a caso. Dico, per adesso non abbiamo bisogno perché comunque siamo a livelli bassissimi. Abbiamo guadagnato 105. Ok, ma comunque aspetta un attimo, però io non posso uscire. Perché se esco poi mi fa continuare, però guardando video. Giusto? Ovviamente sì. Ingresso nel piano 3. E vabbè, che fai? Le monete te le collezioni senza spendere? Dobbiamo aspettare di morire? Ma anche no. Ma anche no. Quindi ci facciamo questo e poi chi se ne frega. Vediamo di prendere qualche potenziamento. Anche se non ci servono. Per ora, però chi se ne frega. Io vorrei essere un po' più veloce. Magari quelle scarpe lì ci consentivano di correre un po' di più. Un po' più veloce, no? Nannina, giro, giro, tondo. Quanto casca il mondo. Meno male che è lenta. Non so se progredendo con i piani lei si fa sempre più veloce. Qua non posso premerlo il pulsante perché ancora mi segue. Quindi evitiamo di farci bloccare, di farci mettere all'angolo da una suora brutta e cattiva. Però non mi lascia più in pace. Forse con le scarpe magari siamo più veloci, riusciamo a seminarla meglio. Ma dove? Che? Ho fatto casino. Premi. Fatto molto casino. Dov'è? Mai sentito? No? Perché sei pure sorda. Sei peggio del nonno di Granny. Dov'è? C'è? C'è o non c'è? State essere moscella. Ci sei? C'è. No, adesso ci sente benissimo. Ogni tanto ci sente meglio di Granny. Ogni tanto ci sente meglio di Granny. Ogni tanto ci sente peggio del nonno di Granny. E io me ne vado, nel dubbio. Nel dubbio noi ce ne andiamo. Adesso andiamo a prendere qualche potenziamento, va. Che fai? Ce li hanno messi per bellezza? No, andiamoli a prendere. 110, ne abbiamo 344. Addirittura ne possiamo prendere un casino. Un casino, però ovviamente dovremo anche potenziarli. Vabbè, chi se ne frega, forse. Usciamo, poi riprendiamo da qui con un guardando un video. Qua due pulsanti, attenzione. Allora, possiamo uscire, banda partita. Potenziamenti, vediamo. Scarpe scattanti, muoviti alla velocità della luce. Che fai, non te lo prendi? Lo prendiamo. Tenendo premuto però. Ok. Il livello 2 costa 250. Fichi secchi, 294. Premi i pulsanti più velocemente e lo facciamo. Io prenderei tutto a sto punto, ragazzi. Raccogli gli oggetti da una distanza maggiore. Fai meno rumore quando esplori. Io prenderei tutto, scusatemi. È repellente per suore. La suora cattiva entra più tardi nel labirinto. E che fa? Non te le prendi, ste cosucce? Prendiamo tutto e dopodiché ce le potenziamo piano piano. Quindi ritorniamo nel nostro labirinto. Siamo al 4, quindi non mi prendete in giro perché io posso continuare, giusto? Ovviamente sì, perché guardando pubblicità possiamo fare tutto noi in questo mondo. Anche andare al supermercato a pagare la spesa. Guardando la pubblicità ti paghi la spesa. Magari. Allora, ingresso nel piano 4. Dovremmo essere più veloci. Attenzione. Dovremmo poter raccogliere gli oggetti anche da una discreta distanza. Invece fichi secchi. Ah, ecco, il pulsante è più veloce, decisamente. Io sono anche più veloce. Assolutamente sì, però scusate, gli oggetti non li prendo qua a distanza. Nannina, ma non spuntai più tardi tu nel labirinto, com'è? Però siamo decisamente più veloci. Ma molto più veloci. La seminiamo come se nulla fosse. Da là adesso dobbiamo potenziarla assolutamente. Premiamo altro pulsantino e siamo fuori. Vabbè, i potenziamenti ovviamente servono. Servono come non so che. Da qua siamo usciti. Quindi dov'era l'uscita? Qua. Nannina, come se faccia di capra però. Perché te ne stai sempre all'ascensore? Dov'è che devo uscire io? Ma che c'è? Niente. Nannina, vieni qua. Nannina, spicciati però, che io devo... Devo andare di là. E via, verso nuovi orizzonti. Me ne vado. Vabbè, con i potenziamenti è tutta un'altra cosa. Ovviamente gli ultimi piani saranno molto, molto difficili. Quindi i potenziamenti ci serviranno. Andiamo alla prossima, forza. Piano 5. Che dite? Ci fermiamo al piano 5? Vediamo un po'. Forza, Nan, per favore. Spicciati ad aprirmi ste porte. Però tu dovresti spawnare un po' più tardi nel labirinto. Ce l'ha scritto lì. Che cos'è tutta questa... Tutto questo fre... Ah, che è apparsa dopo, effettivamente. Ho fatto casino, però lei è sorda. Ma vieni qua, Nan, io ho bisogno di quella monetina. Vieni qua. Spicciati, vieni qua. Ti faccio cadere tutti i quadri di sta scuola. Così impari a seguire la gente che ti viene a trovare. Ti viene a fare visita. Intanto prendiamo la sacca. Faccio il pulsantino. Riesco a premerlo prima che Nan mi spacchi la capoccia? Sì. E allora via. Monetina. Ecco, la sacca, prendiamola. Altre monetine qua, pulsante pure qua.
Riusciamo a premerlo prima che Nan mi spacchi la schiena. Via. Fatto. Monetina qua. Possiamo andare. Possiamo andare. Facciamo una. Questo è stato troppo rapido. Troppo rapido. E via la prossima. Prossimo piano. Premio del piano 120 più 13 raccolte in giro per la mappa. Va bene, andiamo al prossimo. Allora, Nannina, che fai? Sembra ogni volta sta scena qua mi sembra quella di Resident Evil quando esco dagli ascensori. Allora, Nannina, dove sei? Questo sembra quella prima, sto piano. No? Sembra molto simile. Proprio in faccia, sempre in faccia ci vado io. Ho la calamita per attrarre Nanni in faccia. Allora, Nan, per favore. Dai, su. Allora, qua, pulsante. Prendiamolo con Nannina che mi sta seguendo. È molto utile comunque il potenziamento del pulsante. Quindi lo dobbiamo potenziare come se non ci fosse un domani. Non lo premo perché non so dove è Nan. Però non ci... Eccola, infatti. Infatti, eccola la ramoscellotta. Però adesso mi sta seguendo da lì, quindi posso premerlo. Veloce, altrimenti mi prende sulla schiena. Veloce, fatto, fatto. Monetine non ne abbiamo più? No, purtroppo no. Purtroppo no. E allora ci rivado da qua, va. Visto che abbiamo seminato Nan. Nannina, dove sei? Nannina, me ne sto andando, Nannina. Me ne vado. Va bene, livello piano 6 completato. Al prossimo video possiamo riprendere da qui, perché tanto guardando video facciamo tutto noi nei giochi. Intanto mi vado a potenziare i guanti dell'operatore dell'ascensore, così schiacciamo i pulsanti più velocemente. E via, pretendo premuto, sempre tendo premuto. Me ne mancano altre 5 per le scarpe. Che cos'è, come siete taccagni? Comunque, guardando video recupereremo 30 monete, va bene così. Gioco fighissimo ragazzi, fighissimo come non mai. Quindi mi raccomando lasciate mi piace come se piovessero. E noi ci vediamo al prossimo video di Evil Nun Maze. Iscrivetevi a casa cosa iscritti, attivate la campanella e per oggi è tutto, al prossimo video. Ci siamo su Flying Hero Stickman. Abbiamo a che fare con degli Spider-Man Stickman, ragazzi. Ah, mi devo trasformare. 3, 2, 1, mi trasformo in Spider-Man. No. Allora, vai vicino.